Pronti per preparare la nostra pasta con crema di peperoni e stracchino? Allora, inizio tagliando, dopo aver pulito naturalmente il peperone, lo taglierò a striscioline e poi andrò a tagliarlo a tocchetti. Abbastanza grossolani. Adesso taglio a metà anche dei pomodorini da terino. Ne uso 6. Gli ingredienti metto a scaldare in una padella dei bordiati un po' d'olio extravergine d'oliva con uno spicchio d'aglio. Aspettiamo che si scaldi l'olio e che si dori un po' l'aglio. Pronto l'olio, aggiungiamo i pomodorini e li lasciamo andare per qualche minuto. Dopo qualche minutino aggiungiamo anche il peperone, amalgamiamo, stendiamo anche di sale, amalgamiamo, aggiungiamo un goccio d'acqua, amalgamiamo e lasciamo cuocere con coperchio. Eccoli qui, pronti i peperoni, li ho trasferiti in un boccale, adesso andrò a frullare tutto. Ecco, la cremina di peperoni è pronta, adesso vado ad aggiungerci un po' di basilico spezzettato, così fresco, per insaporire ancora di più la cremina. Ecco qui, l'acqua bolle, possiamo cuocere la pasta. Ecco qui, pronta la pasta, l'ho scolata tenendo da parte un po' d'acqua di cottura, l'aggiungiamo alla cremina, amalgamiamo bene il tutto, se ce ne fosse bisogno aggiungiamo un po' d'acqua di cottura della pasta, a fuoco spento aggiungiamo dei tocchetti di stracchino. Ed eccola qui, la mia pasta con crema di peperoni e stracchino è pronta per essere gustata. Infine ho aggiunto altro stracchino e un po' di basilico fresco. Ragazzi, è semplicissima, gustosissima e vi consiglio di provarla. E niente, io spero che questa ricetta vi sia piaciuta. Se provate a farla in questo modo, scrivetemi tutto nei commentini oppure taggatemi in Instagram con le vostre foto. E se non siete ancora iscritti al canale, iscrivetevi e attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video. Io vi mando un bacio, ci vediamo alla prossima. Ciao!